arrivando Silvano. Oddio. Chi sta arrivando? Silvano. Buongiorno. Ciao. Dove si va? Dove dovresti andare? Facciamoci un giro. Con te? Mai. E perché? Perché tu vai in giro senza casco e io non voglio avere problemi. Come l'altra volta, mi sono ferma dei carabinieri. Ma figurati, cosa dovrebbero fare i carabinieri? Eh già, che ti devono fare? Il problema non sono i carabinieri, è che non ti metti il casco. Appunto. Io me ne vado, chi vuole venire viene. Che fai, tu vieni? No, io non vengo. Mi ha colto la soia. Ah, la cucita rossa. C'era una volta una bambina chiamata Cappuccetto Rosso. Un giorno la mamma le chiese di portare delle focacce alla nonna malata, raccomandandole di non passare da poco. Cosa è successo qua? Cosa è successo qua? Il mio casco dov'è? Mi pare il cestino di Cappuccetto Rosso. Ah, il cestino di Cappuccetto Rosso. Io me lo metto così, tanto il casco non mi serve. Ciao Cappuccetto Rosso, dove stai andando? Sto andando alla mia nonna a portarle delle focacce. Quali focacce, scusa? Queste. Oddio, le mie focacce dove sono? Le ho perse. Ora come faccio a raccontare la mia storia? Dove sono? Le mie focacce. Dammi, fammi vedere. Ma questo è un casco alla motociclista. La nostra storia, la nostra storia. Come faremo a raccontare la nostra storia? Guarda che c'è anche un'altra storia che rischia di essere rovinata. Qualcuno sta andando in moto con il nostro cestino. Dove è finito il tuo cestino? Non lo so, non lo so. Io conosco solo questa come storia. Io voglio il mio cestino. Qui. E io ti aspetto a casa. Ma nonna, guarda che è successo, sono scomparse le focacce. Il cestino è scomparso. Oh no, la nostra storia. La nostra storia. Facciamo la storia. Facciamo.
guarda, guarda che è successo! Ma io so di che è sto casco, mi sto bene che la ragazza gira qui intorno col motorino. Ehi, guardate dove sono! Fermi! Fermi! Questo è tuo e serve a te e si allaccia. Stavi rovinando una storia importante. Hai rischiato di rovinare anche la tua di storia. La tua vita è la storia più importante. Ascolta, io me ne sto andando a casa, ti ricordi che mi devi venire a salvare? Sì, ci vediamo a casa. Ok. Ciao. Allora, Lupo, dove eravamo rimasti? E chi si ricorda? Vabbè, tanto questa è una storia che si può ricominciare tante volte. Allora io mi vado a nascondere. E io raccogliere fiori. Ma ricordi di non farmi spaventare. Cappuccetto Rosso aveva imparato la lezione. D'ora in poi ubbidirò sempre alla mamma e ascolterò i suoi consigli. Hai capito?